Amici, bentornati. Oggi, come di consueto, vi porto sullo scenario del mio ultimo shooting. Vi avviso che sarà una giornata calda. Come già vi avevo promesso, ho trovato il tempo di registrare questo video. Vi invito a questo punto a iscrivervi al canale e lasciare un like a questo contenuto. Inoltre, lasciatemi un commento per farmi sapere se questo tipo di contenuto vi sta interessando e che altro tipo di contenuto potreste voler vedere su questo canale. Bando alle ciance, andiamo subito a parlare dello shooting. Si è trattato di uno shooting fotografico all'interno di un edificio molto grande che include una palestra, una spa e una piscina al coperto. Quindi uno shooting abbastanza complesso dal punto di vista degli spazi che sono stati fotografati. Si tratta fondamentalmente di uno shooting di fotografia di interni, real estate, quindi niente che non abbiamo già visto, abbastanza semplice tutto sommato, perché si tratta semplicemente di fotografare degli interni. La difficoltà è sopraggiunta nel momento in cui ci siamo trovati a fotografare delle stanze con una luce molto diversa, perché avevamo per esempio la palestra. All'interno della palestra c'erano delle finestre a lucernario addirittura, quindi penetrava veramente tanta luce dall'esterno. Era una giornata nuvolosa, quindi la luce era abbastanza diffusa, non era tanto quello il problema. Il problema vero è che abbiamo la compresenza di luce artificiale all'interno, luce naturale che proviene dall'esterno, tanta, e abbiamo delle zone d'ombra che rimangono in ombra, mentre delle zone dove la luce penetra dai lucernari e colpisce le superfici che sono molto molto chiare. Ovviamente avete già capito dove stiamo andando a parare. Fotografia HDR e usiamo il bracketing come se non ci fosse un domani, come se la rotella fosse infinita. Ovviamente questo comporta più tempo per realizzare gli scatti e più tempo di post-produzione, molto più tempo di post-produzione, perché comunque unire in HDR un intero shooting, tante foto, porta via veramente tanto tempo, quindi dobbiamo anche renderci conto di volta in volta se ne vale la pena oppure no. Sicuramente se ci troviamo in una situazione dove finiamo per avere le finestre completamente bianche, completamente bruciate, possiamo pensare di ricorrere a questa tecnica. Ovviamente dipende anche dal tipo di cliente. Sicuramente se stiamo facendo un lavoro di cui non dico che non ci interessa, ma un lavoretto che non ci porta a niente, possiamo pensare di non farlo tutto questo lavoro. Viceversa, se è un cliente importante, un cliente su cui puntiamo, un cliente che contiamo che ci richiami o comunque che ci può fare un bel portfolio, ci conviene farle al meglio. Lo stiamo facendo anche per noi, non solo per il nostro cliente, quindi ci conviene prenderci la briga di farci tutto questo sbattimento. Ora, se in palestra abbiamo visto c'era la compresenza di fonti luminose molto diverse e questo ha creato un problema chiaramente in camera, perché la gamma dinamica della nostra camera, della camera di nessuno fondamentalmente, è in grado di gestire uno sbalzo di dinamica così ampio, abbiamo avuto ben altri problemi una volta che ci siamo recati nel sottosuolo. Infatti questa struttura include una piscina al coperto e un reparto termale. Vediamo prima la piscina, che tutto sommato è la più semplice. Il problema in piscina è stato semplicemente logistico, nel senso che abbiamo dovuto aspettare che si svuotasse perché c'erano dei clienti che ne stavano usufruendo, quindi abbiamo dovuto aspettare pazientemente che uscissero tutti. Senza infastidirli, ovviamente, non potevo mettermi lì con un megafono a dire scusate, uscite un attimo dalla piscina che devo fare le foto, questo ovviamente non era possibile, quindi ho aspettato che uscissero tutti, mi hanno spiegato che c'è un momento della giornata in cui di solito non c'è nessuno, che è all'incirca all'intorno dell'orario di pranzo, nessuno va a fare il bagno all'ora di pranzo, per cui durante quella pausa naturale dettata dai ritmi abituali della vita dei clienti della piscina, la piscina era vuota e quindi ho potuto fotografarla in tutta tranquillità con l'acqua ferma. Questo è molto importante perché con l'acqua mossa, se ci fosse stato un idromassaggio in funzione, cosa che c'era, avremmo avuto un effetto completamente diverso. Non è sgradevole, io ho preferito avere l'acqua ferma per dare comunque un'idea di solidità piuttosto che un'idea di dinamicità. Ora, secondo voi, abbiamo usato la fotografia HDR anche in questo caso? Ve lo dico subito, sì. Ho scattato in HDR anche qui, non era strettamente necessario, avrei potuto evitarlo perché comunque la gamma dinamica della camera in questo caso si avvicinava molto, quindi non era così indispensabile usare l'HDR, ma l'ho fatto lo stesso perché volevo preservare il dettaglio anche nei faretti e non volevo perdere dettaglio nelle ombre. Inoltre non volevo tirare fuori tutto quel rumore durante la post-produzione, quindi ho preferito giocarmela con l'HDR anche in questo caso. Ovviamente stiamo sempre parlando di fotografia di interni, quindi le regole base le sappiamo già.
sono sempre le stesse, stiamo scattando sul cavalletto, stiamo cercando di tenere le linee verticali più dritte possibile. Com'è che si tengono le linee verticali più dritte possibile? Dipende sostanzialmente dall'altezza della stanza che stiamo fotografando. Normalmente quando ci si posiziona su treppiede esiste un'altezza del treppiede che ci consente di avere le linee verticali dritte. Dipende dall'altezza della stanza e dipende da quali dettagli vogliamo far emergere, perché se ci stiamo concentrando su una piscina, per esempio, che riempie il corpo centrale della stanza, io voglio tagliarla il meno possibile la piscina, quindi dovrò stare un po' più basso in maniera che la mia ripresa includa tutta la piscina e quindi dovrò regolare le linee verticali di conseguenza. Viceversa, se mi stessi concentrando su una stanza molto molto alta, avrei dovuto alzare il mio cavalletto e quindi avrei perso un po' di pavimento, ma forse sarei riuscito lo stesso a tenere le linee verticali dritte. Le linee orizzontali, se si riescono a mantenere dritte, è un plus, però in diversi casi, se non la stiamo facendo proprio simmetrica, se la stiamo facendo da un angolo, non vengono dritte le linee orizzontali, quindi in quel caso diciamo che c'è un po' più di tolleranza. L'importante è mantenere dritte le linee verticali. Abbiamo scattato nuovamente in HDR e quindi infatti vedete che i dettagli delle luci e delle ombre sono perfettamente preservati. In questo caso non è stato particolarmente difficile perché la scena era più uniforme rispetto a prima ed era sicuramente molto più gestibile rispetto a quella che andiamo a vedere adesso. Ci rechiamo infatti all'interno della sezione termale di questo stabilimento. In questa sezione la luce è veramente veramente poca. Vi faccio vedere questa immagine, voi cercate di tenere conto che l'unica fonte di luminosità di questa stanza era questa luce sferica che stava appoggiata in terra, per cui la luce che arrivava fin sul muro era pochissima. La luce che arrivava sul muro dal lato opposto della stanza era veramente poca. Conosciamo tutti la legge dell'inverso del quadrato: il muro in prossimità della luce riceveva 100 di luce, il muro così lontano riceveva 1 di luce. Era veramente uno sbalzo incredibile, per cui anche in questo caso fotografia HDR pressoché obbligatoria. Vi faccio vedere come sarebbe stato lo scatto senza utilizzare l'HDR, vedete che c'è una differenza abissale. In questo caso io avrei dovuto scegliere di avere o la stanza molto molto nera oppure la luce completamente bruciata e anche parte del muro bruciato intorno alla luce, quindi uno scenario veramente inquietante per quanto riguarda la fotografia tradizionale. Se io non fossi ricorso alla fotografia HDR, sarebbe stato molto ma molto difficile tirare fuori uno scatto come questo. Difficile ma non completamente impossibile. Io avrei potuto in post-produzione schiarire tantissimo le ombre e scurire tantissimo le luci, avrei ottenuto un risultato qualitativamente inferiore, avrei avuto una foto piena di rumore, perché recuperare così tanto sia in alto che in basso, anzi scusate, sia a destra che a sinistra, l'istogramma va da destra a sinistra, recuperare così tanto avrebbe prodotto un'immagine veramente stracarica di rumore. Non è quello che volevo, io voglio sempre la massima qualità. Ovviamente qui abbiamo una difficoltà ulteriore, ovvero come si fa a scattare HDR in una stanza così buia? E qui casca l'asino, è un po' questo il core di questo video, quello di cui vi volevo veramente parlare. Perché fare fotografia HDR all'aperto sotto il sole è facile, ragazzi, lo sanno fare tutti, si fa anche a mano libera, è un gioco da ragazzi. Si mettono ISO 100 e il resto si regola di conseguenza. Qui no, qui non è possibile. Qui bisogna tener conto di una cosa: io sto usando il bracketing, per cui il mio scatto con l'esposizione più lunga non può superare i 30 secondi. Quindi io che cosa devo fare? Devo tener conto di questo fatto. Devo dire, ok, ho impostato il bracketing, il mio scatto con l'esposizione più lunga sarà di 30 secondi, per cui il mio scatto mediano sarà di 10 secondi e il mio scatto rapido sarà a questo punto di 2 secondi e mezzo? Non mi ricordo più esattamente i calcoli, una cosa del genere. Mi ricordo comunque che il mio scatto più lungo era di 30 secondi. Voglio catturare più luce possibile con il mio scatto più lungo e di conseguenza anche con il mio scatto mediano e di conseguenza anche col mio scatto veloce. Quindi porto la massima esposizione a 30 secondi. Il diaframma l'ho deciso di default, diciamo, nel senso che era un F8 perché volevo avere più profondità di campo possibile. A questo punto vi rendete conto di che cos'è che balla? Se io avessi scattato a ISO 100 la foto non sarebbe stata giusta, avrei avuto troppi neri e avrei avuto poche luci, quindi ho dovuto regolare gli ISO di conseguenza, ho deciso i miei valori basandomi sul bracketing, quindi ho deciso l'esposizione più lunga. Ovviamente io non posso scegliere in automatico l'esposizione più lunga, devo scegliere l'esposizione mediana calcolando l'esposizione più lunga, quindi mi sono messo a 10 secondi di esposizione mediana e automaticamente ho avuto 30 secondi di esposizione lunga. In questo caso ho dovuto poi regolare gli ISO in maniera che l'esposizione mediana fosse corretta, ho impostato quindi ISO 500. Ovviamente a ISO 100 non sarebbe venuta la foto così come la vedete, non avrebbe avuto questa resa, era assolutamente indispensabile regolare gli ISO.
Questa è stata la cosa veramente complicata. Non è che sia chissà che cosa, però il ragionamento che c'è dietro vale tutto il video che state vedendo, perché scattare con il bracketing all'aperto è molto più semplice, non richiede questo tipo di ragionamento, si può fare in automatico. In questo caso l'automatico avrebbe toppato alla grande, perché avrebbe probabilmente restituito un valore completamente sbagliato se avessimo impostato l'esposizione spot. Quindi era assolutamente indispensabile un ragionamento da parte del fotografo. Non è possibile giocarsela in automatico in certi contesti e non è neanche possibile improvvisare. Io vi assicuro che questa era la migliore combinazione possibile, perché era la combinazione che mi consentiva in assoluto di tenere gli ISO più bassi e di avere l'esposizione più lunga possibile. Sì, certo, voi dite, io avrei anche potuto aprire un pochettino il diaframma. Sì, è vero, stavo comunque usando un 16 mm, avrei potuto aprire un pochino il diaframma, però questo avrebbe inevitabilmente comportato meno profondità di campo e meno nitidezza, perché ricordiamoci che le lenti hanno lo sweet spot, l'area di massima nitidezza, più o meno a metà della loro apertura, quindi tra f8 e f11, e io amo utilizzare quel diaframma. Se riesco a usare quel diaframma sono felice, preferisco, ho un'immagine migliore. Tenete conto che ISO 500 non è drammatico, ISO 500 ha una quantità di rumore assolutamente tollerabile e completamente eliminabile in fase di post-produzione, cosa che peraltro io non ho neanche fatto. Non sono stato a distruggere tutto il rumore che c'era nelle immagini, ho fatto un po' di attenuazione, ma poco poco, perché comunque sto scattando con una full frame, ISO 500 lo gestisce alla grande, quindi non era assolutamente una cosa problematica. Se avessi scattato con una PSC ci sarebbe stato un pochino più di rumore, ma io avevo previsto uno scenario di questo tipo e quindi mi ero portato una PSC per fare i dettagli. La PSC ha un sensore di tipo diverso, quindi per fare dettagli ravvicinati rende anche meglio del full frame, mentre invece camera full frame me la sono tenuta per fare gli interni al buio. L'ho abbinata con una lente un pochino più buia, che è un f4 di partenza. Il 16-35 di Canon è un f4 che è un po' buia. Esiste anche la versione 2.8, ma io ho la versione f4 perché è stabilizzata, l'ho preferita per diversi motivi, non ultimo il prezzo, costava veramente molto meno ed è una lente della Madonna comunque. È un F4, quindi non è molto luminosa. Abbinata a quel corpo macchina riesco comunque a tirare fuori un risultato più che decoroso. Se riesco a scattare a ISO 500 in un contesto come questo, dove veramente la stanza è illuminata da una singola luce, la stanza è grande, ho usato un grandangolo per farla sembrare più grande ancora, ma non fatevi ingannare, la stanza è grande davvero, quindi una singola luce che illumina tutta la stanza è veramente tosta come situazione da riprendere. Inoltre, difficoltà ulteriore, questa non è prettamente fotografica, però è una difficoltà ulteriore di cui si può tenere conto quando si va a fare uno shooting di questo tipo. Bisogna tenere conto di tutte le possibili problematiche. Una problematica è che c'erano i clienti all'interno, ovviamente. Voi dovete tener conto di una cosa: non vi capiterà pressoché mai nella vita, sia che stiate facendo il fotografo di mestiere, sia che stiate giocando, non vi capiterà mai di trovare un cliente che vi dice va bene, chiudiamo tutto perché bisogna fare le foto. Questa cosa non succede. E più andate avanti, più trovate clienti grossi e meno succede, perché più il vostro cliente è grosso e più ci smena se chiude per farvi fare le foto, quindi rimarrà aperto, non chiuderà mai, non perderà mai una giornata di fatturato per farsi fare le foto da voi, si aspetterà invece che voi facciate le foto lo stesso anche se c'è gente che passa. Difficoltà supplementare è questa, c'è gente che passa. Per cui se c'è gente che passa e vi passa davanti, bisogna rifare tutto. Posa di 30 secondi da rifare. Sì, è vero, posa di 30 secondi magari la persona passa davanti, non la si vede nemmeno perché non viene impressa. È possibile. Però vogliamo rischiare di avere una scia fantasma all'interno di una foto che poi deve essere mescolata in HDR in post-produzione? Viene un pasticcio. Bisogna rifarle. Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è che la gente che passa magari viene dalla piscina, per cui si lascia dietro le scie d'acqua, lascia delle gocce che magari tra uno scatto e l'altro prima non c'erano e dopo compaiono. Bisogna stare attenti, bisogna coordinarsi con gli inservienti che magari stiano dietro alla cosa e che passino il panno dopo che è passato un cliente, in maniera tale da avere sempre il pavimento, non dico asciutto, però quantomeno che lo sembri, oppure quantomeno sempre bagnato, però con l'acqua stesa, non con le gocce proprio evidenti, perché se ho fatto uno scatto che il pavimento è pulito e nello scatto dopo si vedono le gocce, la noto questa cosa, si vedono le gocce che compaiono tra uno scatto e l'altro e poi comunque non è bello perché fanno riflesso sul pavimento e danno un'idea di disordine. Non ultimo, mi stavo dimenticando di menzionare questa difficoltà supplementare, ragazzi, si scivola di brutto, perché passa un cliente tutto bagnato e lascia giù l'acqua, passo io con le mie belle scarpe da tennis e cavolo scivolo e rischio anche di farmi male, rischio di scivolare con tutta la roba in mano. Ovviamente non è successo, perché ho guardato il pavimento, ho fatto così col piede sul pavimento e mi sono detto
cautela che qui si scivola, qui si pesta la testa e ci si rompe anche la strumentazione, e non so quale delle due sia peggio, perché poi non siete rimborsati ovviamente, uno dice vabbè sei caduto è colpa tua. Queste fondamentalmente sono state le difficoltà rilevate durante questo shooting. C'è stato un epilogo molto easy, nel senso che al termine dello shooting, visto che avanzava un po' di tempo, abbiamo detto potremmo fotografare anche la reception, e abbiamo fatto proprio così, siamo andati in reception, abbiamo fermato i clienti alla porta, in questo caso sì che si possono fermare i clienti perché siamo lì in reception, quindi si fermano i clienti un attimo alla porta, si fotografa la reception, lì si fa entrare magari dall'altra parte. La reception è stata fotografata di nuovo in HDR perché comunque abbiamo sempre quella situazione per cui abbiamo una porta vetri molto ampia con la luce che penetra. Attraverso questa porta vetri la stanza viene illuminata meravigliosamente, però come capite benissimo all'ingresso entra 100 di luce, in reception al desk arriva 1 di luce, per cui siamo quasi costretti a ricorrere all'HDR anche in questa situazione. Siamo pressoché all'aperto, siamo di giorno, è quasi un esterno come gestione della luce, però abbiamo lo stesso una gamma dinamica troppo ampia da coprire, il nostro sensore non ce la fa, e in realtà anche l'occhio umano fa fatica a coprire una gamma dinamica del genere. Il fatto è che noi non ce ne rendiamo conto, perché nel momento in cui guardiamo verso il desk che è più buio, la nostra pupilla si dilata e fa entrare più luce, nel momento in cui guardiamo verso l'entrata la nostra pupilla si stringe, e quindi noi abbiamo l'illusione che il nostro occhio gestisca quella gamma dinamica. In realtà è il nostro diaframma dell'occhio che sta gestendo quella gamma dinamica e sta facendo delle regolazioni, ma all'interno del singolo scatto io non posso gestire a zone la mia esposizione con una camera professionale di questa generazione. Per questo motivo devo ricorrere al bracketing in maniera tale da catturare tutti i dettagli che mi servono e unirli dopo in post-produzione. Ovviamente durante la fase di post-produzione mi rendo conto che il DNG che ne deriva pesa 3 volte tanto. Tenete conto che un file RAW che esce dalla mia camera pesa 20-30 mega a seconda di quanti dettagli ci sono. Ovviamente se ho fotografato un muro completamente bianco peserà di meno, ma se è una scena piena di dettagli sono tanti dettagli che vengono registrati, quindi peserà di più, fino a 30 mega. Un file DNG dell'unione in HDR peserà 20-30 megabyte. Una fotografia DNG ricavata dall'unione HDR di 3 foto CR2 pesa molto di più. Io ho incontrato fino a 80 megabyte di peso per un singolo file DNG. Questo perché? Perché ha incapsulato i dettagli di 3 fotografie, ha più dettagli al suo interno, dei dettagli che in una foto sarebbero stati bruciati, quei dettagli pesano poco. Un dettaglio bruciato fondamentalmente è un pixel a cui non è nemmeno assegnato un colore, perché è o bianco 100% o nero 100%. Nelle aree in cui c'è tanto bianco o tanto nero 100%, sono tanti pixel vicini, questo alleggerisce di parecchio la mia immagine, perché è un'area dove il mio computer sta semplicemente calcolando che tanti pixel adiacenti non contengono informazioni, sono facili da gestire. Nel momento in cui io in quelle informazioni invece gliele do, perché gli dico lì dove in questa foto è bruciato, prendi le informazioni da quest'altra foto dove invece le informazioni ci sono, ho aggiunto informazioni, ho aggiunto peso. Per cui la mia foto peserà molto di più, avrà anche una ricchezza cromatica superiore, perché se io sto catturando la luce con 3 diversi scatti avrò anche una crominanza superiore, quindi i colori di un file DNG ricavato dall'unione di 3 foto in HDR, almeno io trovo che sia molto più ricco rispetto a una foto normale. Naturalmente, senza bisogno di aumentare la saturazione e la vividezza, ho già una gamma dinamica e cromatica che è migliorata, è molto migliorata. Se poi vado anche ad agire non tanto sulla saturazione, di solito non la uso, ma magari sulla vividezza, vado ad agire sulla vividezza del DNG, riesco a ottenere un risultato che è molto migliore, riesco a gestirlo soprattutto. Parlando di strumentazione, come già vi dicevo prima, ho utilizzato la mia solita EOS 80D con il 1755 f2.8, questa l'ho utilizzata prevalentemente per i dettagli, l'ho usata molto poco in realtà, perché i dettagli ne ho fatti pochi, era sostanzialmente uno shooting d'interni, quindi ho fatto un paio di dettagli che possono servire per il sito piuttosto che per qualche comunicazione, ma non era quello il focus di questo shooting. Per questo shooting ho utilizzato tantissimo la Canon 5D Mark IV con il 16-35mm f4. È una lente che io adoro perché è veramente nitida, è più nitida secondo me dell'omologa f2.8 e costa di meno ed è stabilizzata, quindi l'ho preferita anche perché io faccio molto fotografia di interni, faccio molto real estate, faccio molto fotografia sul treppiede. A questo punto scatto f8, a questo punto pagare molto di più per avere l'f2.8 non mi sarebbe servito,
servito a granché, perché tanto scatterei comunque tra F8 e F11, non mi serviva quasi a nulla. Invece in questo caso ci ho guadagnato lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore un pochino mi aiuta, perché ci sono certi scatti, come questo che vi faccio vedere, che non ho scattato sul cavalletto. Non l'ho scattato sul cavalletto perché fondamentalmente la luce non me lo consentiva, non mi piaceva la resa, non mi piaceva come veniva fuori, e quindi ho scattato a mano libera con il flash. Non avrei potuto mettere un treppiede in quella zona, e poi non mi sarebbe neanche convenuto, perché questo è uno scatto realizzato all'interno della sauna, proprio all'ingresso. Io non sono entrato, mi sono fermato fuori, c'erano 40-50 gradi lì dentro, quindi con l'umido è anche una situazione, non dico di emergenza, ma quasi, nel senso che io non posso stazionare lì dentro, non posso né tenere la porta aperta perché esce tutto il caldo, né stare troppo tempo all'interno perché crepo, mi bagno tutto, l'umidità mi si attacca addosso, mi si attacca anche sulla strumentazione, quindi bisogna essere rapidi a fare questo scatto. Inoltre lì dentro di luce proprio non ce n'era, quindi io lì mi sono detto: se mi devo mettere qui a fare bracketing, balle varie, mi ritrovo con la fotocamera fradicia e non mi piace, comunque non va bene, anche se è tropicalizzata non va bene, non è un bel modo di lavorare. Inoltre non viene bene perché lì dentro di luce non ce n'è proprio, quindi io posso esporre quanto cavolo voglio, ma lì dentro di luce non ce n'è. Quindi ho detto: io qui illumino col flash, ed è quello che ho fatto. Ho montato il mio flash a slitta, l'ho puntato sul soffitto, ho fatto una regolazione veloce. Infatti l'ho azzeccata sostanzialmente al primo scatto, poi il bilanciamento del bianco era completamente sbagliato perché il flash ha rimbalzato su una superficie che era di legno, era rossa, quindi avrei dovuto stare a tararla, ma l'ho fatto in post-produzione, tanto sto scattando in RAW. E la resa è perfetta, il legno è esattamente del colore che volevo, ho dovuto semplicemente regolare il bilanciamento del bianco. Questo è assolutamente tollerato perché intanto il bilanciamento del bianco si può fare anche a casa, non è che bisogna azzeccarlo per forza giusto direttamente in camera. Quello bisogna azzeccarlo quando si fa video, ma quando si fanno foto, se lo azzecchiamo è meglio ovviamente, abbiamo già la resa giusta, ma se non riusciamo ad azzeccarlo, se abbiamo poco tempo, se stiamo facendo uno scatto veloce come in questo caso, non è obbligatorio azzeccarlo subito. Lo facciamo così come viene perché siamo in emergenza, siamo di fretta, e poi lo regoliamo a casa. Questo scatto è stato parecchio complicato perché comunque non ho potuto usare il cavalletto, si scivolava, c'era il gradino, l'ambiente era completamente buio. Io mi sono fidato del lampo di messa a fuoco del flash perché io non vedevo se era a fuoco, quindi, e non vedevo nemmeno se le linee erano dritte, quindi ho fatto 4 scatti cercando di tenermi più dritto possibile. Mi è andata bene perché comunque sono abituato, già ne faccio di cose di questo tipo al volo, quindi ho imparato a fidarmi del mio senso dell'equilibrio e della messa a fuoco della mia strumentazione, perché ha messo a fuoco la camera, non ho messo a fuoco io, quindi brava la camera, bravo il flash che mi ha aiutato con il suo lampo di messa a fuoco, e la foto è riuscita giusta. Era una situazione abbastanza complicata, non credo che ci sarebbe stato un altro modo di portarsi a casa questa foto se non illuminandola, e questo era il modo migliore di illuminarla. Avrei potuto usare una luce fissa, ma la luce fissa sarebbe stata meno intensa, quindi avrei dovuto nuovamente o alzare gli ISO o mettermi su cavalletto, non era possibile. Poi fra l'altro c'era gente che entrava e usciva da quella sauna, quindi anche lì ho dovuto aspettare che non ci fosse nessuno, clienti anche un po' scontrosi perché comunque pagano delle cifre astronomiche per essere soci di quel club e entrare lì, quindi avere lì uno che ti guarda mentre sei in mutande nella sauna e che sta lì ad aspettare con la strumentazione in mano, li innervosiva anche un po', lo capisco, però loro non hanno la minima idea di quanto innervosisse invece me avere lì dei signori di 50 anni tutti pelosi con un asciugamano stretto in vita, quindi direi che siamo pari. Fondamentalmente questo è tutto per quanto riguarda questo shooting. Io a questo punto vi ricordo di iscrivervi a questo canale se avete trovato delle informazioni utili per il vostro prossimo servizio fotografico, lasciate un like a questo video di incoraggiamento e scrivetemi nei commenti se avete domande specifiche su quello di cui abbiamo parlato oggi, oppure richieste specifiche per contenuti che secondo voi sono nelle mie corde ma che ancora non ho portato su questo canale. Ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima e vi lascio alla sigla.